l'avvocato Galasso aveva chiesto la parola. No? Sì. Sì. Evidentemente, secondo la procedura, diamo la parola alla parte civile per quanto riguarda le domande. Quindi, che numero? 34. Sì, ma già è stato dato. Senti, io le chiederei di rivolgere a Tommaso Buscetta qualche domanda. Avvocato Galasso, gentilmente, la dico a lei. Che succede? Dunque, se il volevo pregarla di dare sempre il suo nome prima di ogni intervento, e questo per tutti i difensori ovviamente, non vale soltanto per le parti civili, ma anche per i difensori degli imputati. Allora, Alfredo Galasso, per conto di Nando Dalla Chiesa. A foglio 71 del primo volume dell'interrogatorio reso in istruzione da Tommaso Buscetta, leggo: ricordo in particolare che la sera del 3 settembre 1982 mi trovavo all'Hotel Regent di Belem insieme con Gaetano Badalamenti, che usava un nome falso, il figlio Leonardo, e con un mio amico Valentino Machado, mi pare che ci sia scritto da Silva, totalmente estraneo ai nostri affari. Mentre eravamo davanti alla televisione, venne diramata la notizia dell'uccisione a Palermo del generale Dalla Chiesa. Il Badalamenti, commentando con me tale evento, disse che sicuramente era stato un atto di spavalderia dei corleonesi, che avevano così reagito alla sfida contro la mafia lanciata da Dalla Chiesa. Soggiunse che certamente erano stati impiegati i catanesi, appunto perché più vicini ai corleonesi, e disse che qualche uomo politico si era sbarazzato, servendosi della mafia, della presenza troppo ingombrante ormai del generale. Soggiunse, a dimostrazione del suo convincimento, che i catanesi erano stati impiegati perché, correndo muoversi in pieno centro cittadino per l'esecuzione della... Credo che per illustrare la domanda sia necessario riferirmi ad un atto che è qui. Vabbè, sta leggendo un brano dell'intero. Comunque lei lo può condensare, avvocato Galasso. Comunque, occorrendo muoversi in pieno centro cittadino per l'esecuzione dell'attentato, occorrevano volti nuovi non identificabili dai palermitani. Io le chiedo, Presidente, di rivolgere a Tommaso Buscetta una domanda intanto più generale su questo episodio, cioè se è in grado di dirci qualche altro elemento su questo episodio, il cui interesse per la parte che rappresento è assolutamente evidente, e in particolare se ricorda a quale uomo politico facesse riferimento Gaetano Badalamenti quando parlava di sbarazzarsi della presenza troppo ingombrante ormai del generale. Dunque, per l'avvenire, lei si ricordi che la domanda le deve essere fatta sempre da me, prima di dare la risposta. Comunque, l'avvocato Galasso vorrebbe sapere, innanzitutto, se lei ha parlato dinanzi a questa corte di questo episodio, ha confermato sostanzialmente quello che aveva detto in sede istruttoria. E adesso più particolarmente vorremmo sapere se lei si ricorda qualche altro elemento che non ha aggiunto allora, né in sede istruttoria né in sede dibattimentale, e se il Badalamenti le fece il nome di questo uomo politico e, nel caso affermativo, il nome dell'uomo politico. No, Badalamenti non mi fece il nome di uomo politico, né altre cose posso aggiungere, perché il giudice istruttore Falcone, siamo stati ore a parlare di questa cosa, se si potevano raggiungere altre prove. Io non ho altro da dire oltre quello che ho già detto al giudice istruttore. Va bene, allora, relativamente a questo episodio, dice di non avere altro da dire. Altra domanda, Presidente. Pagina. Un attimo, Presidente. Sì. La consultazione qui. C'è nella sentenza ordinanza, pagina 979, un riferimento, qui no,
c'è a pagina 979 e seguenti della sentenza ordinanza un riferimento che riguarda un incontro che ci sarebbe stato nel 1970 a Milano tra il Tommaso Buscetta, che allora avrebbe avuto il falso nome di Adalberto Barbieri, Greco Salvatore detto Cicchiteggio col falso nome di Renato Caruso Martinez, Gerlando Alberti, Gaetano Badalamenti e Giuseppe Calderone. E nella sentenza ordinanza si dice: su quest'ultima circostanza il Buscetta ha fornito spiegazioni gravi ed inquietanti che si inseriscono nella nebulosa sfera dei rapporti tra mafia e politica. Per la verità, nell'interrogatorio di Buscetta, se l'ho visto con attenzione, si fa riferimento a questo episodio, ma Tommaso Buscetta nega di essere stato a Milano e di avere assunto quel falso nome. C'è dunque questo elemento tra ciò che c'è scritto nella sentenza ordinanza e ciò che risulta nell'interrogatorio che vorrei fosse chiarito, in particolare se è stato a Milano nel 1970 e quali sono queste spiegazioni gravi e inquietanti che si inseriscono nella nebulosa sfera dei rapporti tra mafia e politica. Ma il Buscetta nell'interrogatorio comunque, per quello che se ne sappia, ha negato di essere stato. Io posso rivolgere nuovamente la domanda, nel senso, lei è stato a Milano effettivamente con Badalamenti, assumendo questo falso nome, con Cicchiteddu, sarebbe Cicchiteddu, cioè Greco Salvatore, Calderone e Badalamenti. Sì. Ma io già ho risposto al giudice istruttore ampiamente di questi fatti, quindi non ho altro da aggiungere. Ha risposto nei termini che non era presente appunto. Cioè, che conferma quello che ha dichiarato lui. Per la verità la domanda bisognerebbe rivolgere al giudice istruttore, più che altro, perché il contrasto è tra quello che dice Buscetta e il giudice istruttore. Un attimo, per favore. A pagina 65 dell'interrogatorio si dice: i cugini Ignazio e Nino Salvo sono uomini d'onore della famiglia di Salemi e come tale mi sono stati presentati a Stefano Bontate quando sono arrivato a Palermo nel 1980. Qui si apre un periodo, giugno 1980, gennaio 1981, per il quale dall'interrogatorio di Tommaso Buscetta mancano alcuni punti di riferimento, gli incontri avuti eccetera, e a proposito di questo si continua dicendo: il ruolo dei Salvo in Cosa Nostra è modesto, mentre è grandissima la loro rilevanza politica, poiché mi risultano loro rapporti diretti con notissimi parlamentari, alcuni dei quali di origine palermitana, di cui mi riservo di fare il nome. Presidente, se volesse chiedere a Tommaso Buscetta qualcosa in più su questo periodo e in particolare se è in grado di sciogliere la riserva circa i nomi dei notissimi parlamentari di origine palermitana, amici dei Salvo. Sì, lei effettivamente ha detto che era stato magnificato, mi pare, da Lopresti. Se no, sì. Sì, vabbè. Avvocato Seminara, ci dica per favore il nome e il... cioè poi quando le do la linea d'avvocato Seminara, che sarebbe numero... 48. Dica pure. Presidente, mi pare che ci sia stato una lettura. Non si sente niente, Presidente. Mi pare che ci sia stato soltanto la lettura dell'interrogatorio. C'è qualche contatto. Ecco, lo posi. Guardi, veda un altro. Il primo microfono che non funziona, doveva succedere purtroppo. 48 no. Allora diciamo, sì, questo che cos'è? 50? Mi senti? Si sente? Sì. Presidente, esprimo la mia opposizione al modo di porre la domanda. Il problema è che l'avvocato di Barticinina... Scusi, il modo di porre la domanda, in ogni caso la domanda la dovrei porre io, perciò, allora, mettiamoci espressa, d'accordo. Espressa in quei termini non mi pare che contenga una domanda, la istanza formulata dall'avvocato. Espressa nei termini che la signora vostra tradurrà, potrà non trovare il mio dissenso. Chiedo scusa, Presidente. Insomma, io stavo dicendo, ricordo che lei ebbe a che fare con l'ingegnere Lopresti.
Sì. Ho conosciuto l'ingegnere Lopresti, sì. Dico meglio. E avendo conosciuto l'ingegnere Lopresti, poi questo ingegnere Lopresti le magnificò la potenza economica dei cugini Salvo e le disse soprattutto che questi, se non ricordo male, lei ha specificato che si trattava di entrambi, che entrambi erano uomini d'onore della famiglia di Salemi, e che questi fratelli Salvo avevano, oltre che una potenza economica, anche una potenza di carattere politico in quanto che amici di politici. La domanda nella sua essenza è questa. Le disse quali erano questi uomini politici? O lei, attraverso i contatti che ha avuto con i fratelli Salvo, ha avuto con i cugini Salvo, ebbe sentore o comunque apprese i nomi di questi uomini politici che erano molto vicini ai fratelli, ai cugini Salvo? Non li ho appresi. Cioè né da Lopresti? No. Perché lei non fece domande. E il modo di esprimersi palermitano, siciliano, di dire è influente, conosce personalità politiche, ma rimane là. Non me li espresse. Lei non fece domande specifiche per conoscere a quali uomini politici? Io non avevo bisogno di uomini politici, dei favori speciali per cui dovevo chiedere chi erano. Del resto pensavo di allontanarmi da Palermo. Sì, ma perché l'hanno tolto? 84. Forse attivando quello no. Sì. Io mi permetto di insistere perché Tommaso Buscetta ha dichiarato, mi risultano loro, riferendosi ai Salvo, mi risultano loro rapporti diretti con notissimi parlamentari, alcuni dei quali di origine palermitana, di cui mi riservo di fare il nome. Questo mi risultano, lei come ce lo spiega? Dice, mi risultano. Può darsi che l'ha scritto il giudice istruttore, interpretando in una maniera diversa quello che intendevo dire io, perché a me non mi risultano. A lei non risultano? A me non risultano. Tutto il modo, ad ogni modo, questa è la domanda e questa è la risposta. Un'ultima domanda, Presidente, è stata già fatta precedentemente e riguarda pagina... Sì, vediamo di... Scusate, i primi contatti con i microfoni sono sempre difficili. Forse lei dovrebbe un pochino più avvicinarsi. Sì, alla pagina immediatamente successiva, pagina 66, Tommaso Buscetta fa riferimento, sempre nel periodo giugno 1980, gennaio 1981, a una serie di incontri avuti a Roma con alcuni personaggi del mondo di Cosa Nostra, ma anche dell'incontro avuto con un parlamentare che non vedeva da tempo. Questa domanda è stata già fatta precedentemente. Buscetta ha risposto che non ricorda questo nome. Io vorrei insistere, se possibile, Presidente, per sapere se ha memoria di questo, visto che, fra l'altro, la cosa si inserisce in un periodo di tempo, quei sei mesi, dei quali lo stesso Tommaso Buscetta ha parlato come di rapporti avuti a Palermo e a Roma con Michele Greco, con Giuseppe Calò, eccetera. Quindi, insomma, di una qualche attività di relazioni nella quale può non essere casuale questo incontro con il parlamentare. Io poi ho finito. Sì, questa domanda io gliel'ho rivolta. E per la verità sarebbe direi superbo rivolgerla nuovamente. L'ho rivolta specificamente perché lui parlava di un incontro con un nuovo politico nella hall di un albergo. E l'imputato ha risposto, se mal non ricordo, non ricordo. Va bene, quindi praticamente vale anche... Va bene, ci sono altre parti civili? L'incontro lo ricorda però, Neanche. Ah, neanche l'incontro? No, non ricordo. Ah, quindi adesso aggiunge che non ricorda neanche di aver avuto questo incontro. Dunque, l'avvocatessa... Sì, 88, microfono. Avvocatessa Lecci. Dunque, Nadia Lecci, difesa Giaccone. Sì. Presidente, ha detto l'imputato nell'interrogatorio precedenti che nel periodo in cui si è trovato in Italia, dal giugno a dicembre dell'80, si è incontrato con Michele Greco nel Fondo Favarella. Vorrei sapere perché si sono incontrati e che cosa si sono detti, se ci può raccontare di questo episodio. Anche qui... Le
questa domanda gliela rivolgo allo stesso. Ha parlato del Fondo Paparella, che si era incontrato con Michele Greco. Vuole, siccome ha fatto una riserva di risposta, ma la mantiene? L'incontro non è stato solo una volta, sarà stato due volte, tre volte, ma comunque la mia riserva continua, perché preferirei farla direttamente insieme a Michele Greco qua. E risponderei anche all'avvocatessa. Presidente, allora un'altra domanda. Egli ha detto nel suo interrogatorio, a foglio 39 del primo volume, che quando si è incontrato con Pippo Calò a Roma, Pippo Calò ha insistito perché lui rimanesse in Palermo, facendogli presente, e gli dice, che c'era la possibilità di guadagnare moltissimo a Palermo, essendo in corso l'operazione di risanamento dei quattro quartieri, o meglio mandamenti, operazione questa gestita da Vito Ciancimino Corleonese, che era, secondo le testuali parole di Calò, nelle mani di Totò Riina. Egli ci ha spiegato che cosa significava essere nelle mani, in senso siciliano, lo abbiamo compreso. Io vorrei soltanto che lui mi dicesse cosa ha inteso con il termine gestiva, cosa intendeva dire Calò che, con il termine gestiva, riferito a Vito Ciancimino. Gestiva l'esanamento dei quattro mandamenti, è vero? Perlomeno così mi era stato detto da Calò. Che cosa intendeva la parola gestiva? Per me era lui amministrava o lui erogava gli apparti, io non lo so, o se era in una posizione politica che lui divideva le varie incomende per i quattro quartieri. Non posso spiegare in un'altra parola gestiva. Un'altra domanda, Presidente, collegata a questa. Ha dichiarato Buscetta, foglio 70, che quando avvenne l'attentato alla villa di Martellucci, egli ne parlò nella villa di Stefano Bontate, insieme appunto con Stefano Bontate, e che in questa occasione vi fu quella esclamazione adirata di Stefano Bontate, questo gran cornuto e via dicendo, ovviamente questo per gli ottimi rapporti che intercorrevano tra Bontate e Martellucci. Ora, questa è la premessa. Io vorrei sapere, dal momento che nel terzo volume, a foglio 69... Aspetti, guardi per la precisione, io ricordo a memoria, e lei mi può correggere se c'è il testo, parlava non di rapporti, ma di ammirazione del Bontate nei confronti dell'opera del Martellucci, che è diverso. Vabbè, Presidente, va bene anche così, non cambia nulla per quello che voglio fare io domanda. Quella è la considerazione che lei fa e la sua interpretazione, evidentemente io ne do un'altra. Sì. Voglio aggiungere comunque che in un'altra domanda fatta in seguito, sempre a proposito di questo attentato, il Bontate non si spiegava il motivo di questo attentato, dal momento che vi era già stato un accordo tra Martellucci e Ciancimino con l'intermediazione dei Salvo. Io vorrei sapere questo. Qual è stato il contenuto di questo accordo intercorso tra Martellucci e Ciancimino, in che cosa è consistita l'intermediazione dei Salvo e chi aveva dato incarico ai Salvo di intervenire? Dunque, mi scusi, foglio, lei ha letto foglio. Il punto dell'interrogatorio dove Buscetta ha detto... Anche la data del verbale. La data del verbale in cui è stata dichiarata questa circostanza. Adesso io le dico io le dico subito la data anche, sì. Comunque si trova a foglio 69 del volume 124B. Lei è del 10 novembre dell'84. Io leggo testualmente perché, sì. Oltre a quanto già detto, nulla da eccetera, preciso che, come appresi da Stefano Bontate, Martellucci, mercé la intermediazione dei Salvo, aveva accettato che Ciancimino gestisse il rinnovamento dei mandamenti di Palermo, il risanamento, dei mandamenti di Palermo. Quando dunque venne fatto deflagrare un ordigno esplosivo nella villa del Martellucci, una parola non si legge, il Bontate era particolarmente adirato perché non si capiva cosa volessero ancora Ciancimino e i Corleonesi dopo l'accordo suddetto. Ecco, la domanda è questa, Presidente, sì. La premessa è che da questo accordo, nella sostanza, il Buscetta,
o per il Buscetta Alcalò si prevedevano una, dice a foglio 95, avrei avuto una fetta sostanziosa di guadagno. La domanda è questa: qual è il contenuto dell'accordo intercorso tra Martellucci e Ciancimino? In che cosa è consistita l'intermediazione dei Salvo e chi aveva incaricato i Salvo di intervenire? Ovviamente, quale parte, da che parte stavano i Salvo e che cosa avrebbero guadagnato da questa intermediazione? Queste erano sempre le confidenze che gli avrebbe fatto Stefano Bontate, è vero? Sì. Quindi lei ricorda all'atto, insomma, quando si ebbe la notizia dello scoppio nella villa di Martellucci, il Bontate le fece delle confidenze. E lei ci vuole dire lei stesso se parlò anche di questa intermediazione dei Salvo? Signor Presidente, desidero averla letta se io ho fatto questa dichiarazione. Ah, che pagina è? La rileggo, Presidente. Sì, ma scusi un attimo, vediamo di trovarla noi questa. Sì, no, Presidente, se può, a sua disposizione. Sì, che pagina è? Vediamo. C'è la numerazione 347, Presidente. 349, allora, se il volume è tutto 1, 69, sei come quella che noi abbiamo. E a pagina 349. Dunque, lei ha detto così: oltre a quanto ho già detto sulla vicenda dell'attentato subito da Martellucci, preciso che, come appresi da Stefano Bontate, Martellucci, mercé la intermediazione dei Salvo, aveva accettato che Ciancimino gestisse il risanamento dei mandamenti di Palermo. Quando dunque venne fatto deflagrare un ordigno esplosivo nella villa del Martellucci, Bontate era particolarmente adirato, perché non si capiva che cosa volessero ancora, volessero ancora Ciancimino e i Corleonesi dopo l'accordo suddetto. Ho dato la risposta già nell'interrogatorio. Che cosa intendeva dire? Avvocato di parte civile vorrebbe sapere in che cosa, se lei ha conoscenza, se per averlo saputo dal Bontate evidentemente, o comunque agli Undero altrimenti, in che cosa fosse consistito l'intervento dei Salvo, cioè questa intermediazione. La pressione dei Corleonesi sui Salvo, essendo un uomo d'onore, per convincere al Martellucci a cedere quello che desiderava Ciancimino. Io credo che di aver risposto quali erano i dubbi di Stefano Bontate. Diceva, ancora non sono contenti i Corleonesi. Questa è... Ma non ricavavano certamente quote o parti. Avvocato Alessi, mi pare che questa era la sostanza... Io volevo solo sapere, se può un momento spiegarci, praticamente i Salvo da chi erano chiamati? Da chi quanto per intervenire, in quanto uomini d'onore, come lui ha detto. Da chi sarebbero stati chiamati? Dai Corleonesi. Dai Corleonesi per influenzare in Martellucci a cedere a Ciancimino. Sì, aveva già risposto per la verità. Conosce i termini dell'accordo? Silenzio, per favore. Dunque, avvocatessa. Conosce Buscetta i termini dell'accordo? La spartizione quale avrebbe dovuto essere? In sostanza lei ha saputo soltanto questo o ha saputo anche il contenuto di questo accordo che c'era stato? No. Quello che ha saputo è quello che ha detto? Quello che ho detto. Va bene, avvocatessa Lecce. Sì. Va bene, su questo, Presidente, io volevo fare un'altra domanda. Al foglio 64 e 65, sempre del volume 124B, egli, in quella riserva che non ha inteso sciogliere per un verso, ma io voglio porre la domanda sotto un altro profilo, che è il seguente. Egli dice, nel verbale sempre del 10 novembre dell'84 all'inizio, pur intendendo tuttora qualche dubbio, pur nutrendo tuttora qualche dubbio sulla reale volontà dello Stato di lottare la mafia, ho deciso di riferire parte delle cose che sono tuttora a mia conoscenza, intendendo che sia giunto il momento e riservandomi di riferire il resto nel prosieguo. Dice cioè Buscetta che in quel momento egli aveva dei dubbi sulla volontà dello Stato di lottare la mafia e quindi era il momento di dire solo alcune cose riservando per il resto. Dal momento che in questo momento la volontà dello Stato di combattere la mafia sembra aver fatto
notevoli passi avanti. Il solo fatto che noi siamo qui a gestire, a fare questo processo, mi pare che ne sia l'esatta conferma. Io chiedo a Buscetta se non sia giunto adesso il momento di riferire il resto di cui lui fa riferimento nell'interrogatorio del 10 novembre. Lei ha avanzato qualche dubbio nel suo interrogatorio sulla volontà effettiva dello Stato di lottare la mafia e ha detto poi che le sembrava comunque il momento di dire quello che sapeva, salvo eventuali riserve su altri particolari, su altre circostanze che a seconda insomma di importanza, di una certa importanza. Adesso vorremmo sapere, lei ritiene di avere altre cose da aggiungere? Io non ho altro da aggiungere. Ancora una domanda, Presidente. Seguendo subito questo interrogatorio le cose che lui ha detto. Parlando dei Salvo, egli dice le loro ricchezze la loro ricchezza non proviene dal traffico di stupefacenti, in cui non sono in alcun modo coinvolti, ma soprattutto dai loro rapporti politici. Ci può spiegare? Che cosa intendo dire? Cosa ha inteso dire che le ricchezze dei Salvo non provenivano da traffico stupefacenti, che escludeva, ma invece dai loro rapporti politici? Qual era, insomma, il suo intendimento? Volevo appartarle di quelli che sono i principi mafiosi di fare delle angherie o delle estorsioni o di... Intendevo dire che erano delle figure politiche, cioè politi, che avevano dei contatti politici, nient'altro. No, che le ricchezze provenissero da questi rapporti? No, le ricchezze provenissero, no, io non intendevo dire questo. Ah, che le ricchezze non provenivano da... Lei in effetti ha detto... Le loro ricchezze non proviene da traffico di stupefacenti, in cui non sono in alcun modo coinvolti, ma soprattutto dai loro rapporti politici. Questa è la frase esatta. I rapporti politici, gli appoggi politici, io credo che ce l'ha il basso, il medio e il grande cittadino italiano. Se non c'è raccomandazione non si va avanti in Italia. Mi riferivo a questo. Quindi sostanzialmente che la loro attività poteva essere stata favorita da una... Ha conoscenze di carattere politico, insomma. Va bene, questa è la risposta. Va bene, Presidente, per me basta così, grazie. Altri? Avvocato Spagnolo. Avvocato Spagnolo. Foglio 14? Sì, 14. Leggo dalla deposizione dall'interrogatorio del Buscetta. Il capitano Basile è stato ucciso dai tre arrestati dalla polizia sul mandato di Salvatore Riina. Anche l'onorevole Reina è stato ucciso sul mandato di Riina. In ogni caso faccio presente che le vicende sono complesse e che diversi sono i responsabili di tali assassini, su cui in seguito diffusamente riferirò. Poi nel successivo interrogatorio non ci sono più domande specifiche. Allora io chiederei, per cortesia, perché è stato ucciso sul mandato di Riina l'onorevole Reina ed eventualmente chi sarebbero gli altri responsabili? Sul mandato di Riina. Ecco, quale sarebbe il movente, la causale? Guardi che comunque l'omicidio di Reina, dell'onorevole Reina, non fa parte di questo processo. Né voi siete costituiti parti civili, ovviamente. Mi pare che non faccia parte neanche del processo. No, l'istruzione non fa parte di questo processo. Non fa parte di questo processo e quindi a maggior ragione voi non potete essere costituiti. Dovete limitare le domande nei confronti di quelli che... Vabbè, Presidente, però io credo che nel momento in cui noi cerchiamo di ricostruire l'esistenza di associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di delitti, il fatto che un singolo delitto sia stato giudicato separatamente non è che ci... Perdoni, avvocato, qua si parla di un reato specifico che potrebbe essere avulso da un'associazione per delinquere, perché si può commettere un omicidio senza far parte di un'associazione per delinquere. Quindi è un oggetto di un altro processo, noi invaderemmo il campo di altri giudici possibilmente, e non mi pare, io se lei vuole, se lei insiste, la domanda comunque non la pongo. Presidente, come crede, ma insomma io...
oltretutto non c'è neanche una sentenza passata in giudicato. No, è appunto per questo. Magari se ci fosse la sentenza prenderemo la sentenza. Se ci fosse la sentenza prenderemo la sentenza. Anche per Mattarella lo stesso. Quindi allora, Presidente, allora lei non ritiene di chiedere neanche, io mi ero preparato anche un'altra domanda. Si dice che la Commissione, su questo punto c'è contestazione però, la Commissione ha deciso di uccidere a un certo punto Boris Giuliano e Piersanti Mattarella. Per quali motivi, quali sono la causale per cui la Commissione, la cupola, in questo processo è imputata? Intanto per Giuliano fa parte di questo processo e quindi la domanda si può porre, tra l'altro... Questo a foglio 34, sì. Interrogatorio del 25 luglio 84, ore 16. Per quanto concerne gli omicidi di Boris Giuliano, Cesare Trenove, di Piersanti Mattarella, so per certo, per averlo appreso da Salvatore Inzerillo, che trattasi di omicidi decisi dalla Commissione di Palermo. Ma l'omicidio Mattarella non fa parte. L'omicidio Mattarella non fa parte di questo processo. Però l'omicidio Giuliano fa parte di questo processo. No. E quindi possiamo limitarci all'omicidio Giuliano. Tra l'altro per l'omicidio Giuliano l'imputato aveva detto alcune cose che poi... Comunque adesso facciamo... per l'omicidio Giuliano, lei ha detto che sono stati decretati dalla Commissione? Dalla Commissione? Sì. Stabiliti dalla Commissione? Sì. Deliberati dalla Commissione? Deliberati dalla Commissione. E per quale motivo? Il motivo non lo so, perché non li sapeva neanche Salvatore Inzerillo. Salvatore Inzerillo stesso, che faceva parte della Commissione, non li sapeva. Sì. E questa è la risposta dell'avvocato spagnolo. Lui non ha chiesto a chi li riferiva. So per certo questo fatto. Sì, non chiede, si riferiva a Salvatore Inzerillo. L'avvocato spagnolo, lui ha detto che si riferiva a quanto gli era stato confidato da Salvatore Inzerillo, che faceva parte della Commissione. Sì, da Salvatore Inzerillo. Sì. E non, non gli ha detto il motivo per cui è stato ucciso. Il motivo non gliel'ha detto. Scusate un attimo. Avvocato? Sì, 84. Presidente, sì. Credo di essere il difensore, ancora non revocato. Dica per favore il nome. Sono l'avvocato... Sì. Scusa. Avvocato Emilio, che crede di essere ancora il difensore non revocato da parte della famiglia Giuliano. Per cui io intendo oppormi a questa domanda... e ha ulteriori domande sull'appunto perché altri non ha interesse se non io nella qualità. Grazie. Va bene, avvocato spagnolo. Presidente, noi siamo costituiti per l'associazione per delinquere e tutte le domande che possono contribuire ad accertare la verità credo che vanno intese in questo senso ed sono bene accette dalla Corte. Diamo atto che l'ultima domanda è questa. In particolare mi chiese... Dunque, sta parlando del discorso con Gaetano Madalaventi, foglio 69. In particolare mi chiese di sfruttare le amicizie che avevo contratto in carcere coi catanesi e coi milanesi per far uccidere all'interno delle carceri Luciano Leggi. Allora io chiederei che la signora vostra voglia chiedere al Buscetta chi sono questi catanesi con i quali aveva contratto amicizia in carcere che, nella idea di Gaetano Badalamenti, dovevano essere lo strumento per fare uccidere Luciano Leggi. Chi erano i catanesi e chi erano i milanesi? Badalamenti, nel dirle amicizie... questo, a chi si riferiva? A quali catanesi? In questo momento non lo ricordo, io ho conosciuto tanti catanesi in carcere, come faccio a ricordare il nome di questi catanesi? Potrei ricordarne uno, per esempio, Faro Antonino, l'ho avuto carcerato qui a Palermo, ma ne ho conosciuti tanti catanesi in carcere, Salvatore Minciardi, come faccio a fare un elenco delle persone che ho conosciuto in carcere? Forse il giudice istruttore quando parla ha scritto una parola amicizia, voleva dire conoscenze in carcere, no amicizia, io non avevo amicizia. Va bene, coglie l'occasione l'imputato di precisare che non si trattava di amicizie ma di conoscenze, semplici conoscenze. Va bene, altre domande? No. Avvocato dell'Aira, sì. Numero 86. 86. Sono l'avvocato dell'Aira e l'avvocatura dello Stato. E vorrei che si chiedesse all'imputato, il quale ha già precisato che Salvatore Contorno era un uomo d'onore,
e lo ha anche collocato nella famiglia di Stefano Bontate, quale fosse, stando a quelle che sono le sue conoscenze, il peso del contorno all'interno della famiglia Bontate e, se possibile, quale fosse il ruolo in quella gerarchia di cui l'imputato ha parlato come caratteristica dell'organizzazione di qualunque famiglia mafiosa. Grazie. Quale fosse il ruolo sempre del contorno? Del contorno, evidentemente. Sì. Il contorno... Gerarchia sostanziale, mi scusi Presidente, evidentemente. Sì. Cioè, quando parlo di peso e parlo di ruolo nella gerarchia, evidentemente mi riferisco al prestigio del singolo. Sì, per la verità credo che abbia anche detto qualche cosa l'imputato su questo punto. Ad ogni modo, il contorno era uomo di Stefano Bontate, della famiglia di Stefano Bontate. Sì. Lei ha detto che si chiamava anche Coriolano della Floresta. Sì. Nell'organizzazione questo contorno, che quanto pesava, insomma, era un uomo di spicco, aveva delle cariche di responsabilità. Lei ci dica quello che... se era una, aveva una qualifica particolare in seno, infatti io l'ho detto, insomma, voglio spiegare, una qualifica particolare in seno alla organizzazione, per esempio soldato, capitecina. Era soldato. Sì, chiedo scusa un attimo prima. Mi dica il numero che le do. 37. Sì. Sì. Mi oppongo a questa domanda perché è una richiesta di un'opinione. Chiede un fatto o un'opinione? Sto chiedendo un fatto. Sì, mi scusi, l'avvocato, il suo nome, perché altrimenti poi... Avvocato Alberini, difensore di contorno. Avvocato Alberini. Si oppone a questa domanda perché è fatta in un modo strano. Il collega cosa fa? Vuole un'opinione da parte del signor Buscetto o vuole un fatto? No, per la verità, come la stavo rivolgendo io, mi sembra che sia un fatto. Cioè la qualifica, cioè la... Allora gli chiediamo dire, se la... conosce... Contorno ha detto di conoscerlo, già l'ha detto precedentemente, non soltanto durante l'istruttore ma anche il dibattimento. Soltanto se lei può precisare in seno all'amministrazione che qualifica rivestisse. Perché nell'organizzazione, insomma, lei ha parlato di una gerarchia in seno alla famiglia. Sì. Ecco, a quale delle categorie potesse essere ascrivibile il contorno? Soldato. Soldato. Sì. Presidente, mi scusi. Aveva qualche rapporto privilegiato col Bontate? Sì, era molto intimo con Bontate. Era intimo nel senso che era amico, molto era amico ed era la persona che più, una delle persone che più aveva fiducia a Bontate. Ecco, una delle persone a cui Bontate aveva fiducia. Se non vado errato, credo che siano state 10 persone che più erano a contatto con Stefano Bontate. Diciamo quindi che era tra le decina di persone che era più vicina a Stefano Bontate. A Stefano Bontate. Ed era apprezzato dallo Stefano Bontate? Sì. Per quale motivo lo sa? Era un uomo valoroso. Era un uomo valoroso. Grazie Presidente. Era un uomo di azione. Era un uomo di azione. Ecco la spiegazione. Sì. Sì, era un rapporto diretto di Bontate che non aveva niente a che fare con la gerarchia. Con la gerarchia né col capo di cina. Né col capo Bontate di cina. Non aveva Bontate. Contorno non aveva capo di cina. Sì, un attimo solo, va bene. Vogliamo, è attinente a questa domanda. Dobbiamo inserire le domande. Va bene, non nessuna difficoltà. E l'avvocato dell'Aira. Non mi andava. Lei deve fare altre domande? Presidente, soltanto un chiarimento. Sono l'avvocato Mancuso dell'avvocatura. Un chiarimento sulla domanda che abbiamo già fatto. Aspettate un attimo, facciamo finire. Del resto non credo che ci siano molte altre domande, quindi poi potrete inserire la vostra domanda. Andando con ordine, mi pare che non si perde nulla. Anzi, si guadagna. Dunque. Presidente, l'imputato nel corso degli interrogatori ha fatto altri esempi di persone che, pur essendo dei semplici uomini d'onore, godevano di fatto, quindi non sto chiedendo opinioni.
godevano di fatto grande prestigio non soltanto all'interno delle proprie famiglie, ma all'interno dell'intera struttura mafiosa. Vorrei sapere, con riferimento a Contorno, se questa sua posizione di prestigio che ora ha confermato, se questa posizione di preminenza, cioè se questo suo valore indiscusso, fosse a conoscenza nell'intera struttura della famiglia palermitana, cioè anche al di fuori della famiglia di Stefano Bontate. Se era a conoscenza e se aveva un peso oltre la famiglia di Bontate? Scusi, per completare... Per le sue qualità personali e per il prestigio anche all'interno della famiglia, era autorevole all'interno dell'intera famiglia palermitana. Se questo prestigio fosse proiettato oltre la famiglia di Stefano Bontate e nelle altre famiglie. Ecco, questa la domanda è questa. Il Contorno, come lei ha detto, era persona che aveva un certo prestigio in seno alla famiglia di Bontate. Questo prestigio esorbitava i limiti della famiglia, cioè era rispettato anche nelle altre famiglie, nell'organizzazione tutta Cosa Nostra? Le persone che ho incontrato io, che durante questi anni, quasi tutti lo conoscevano, ma io non posso conoscere la proiezione al di fuori della famiglia di Bontate, qual era quella di Contorno. Ma non c'era persona che io non avessi incontrato che non mi parlasse di Coriolano. Ho capito, era abbastanza noto comunque. Era noto. Se, non, lei non può precisare, ma sa che era abbastanza noto. Io non posso conoscere la proiezione. Presidente, quando l'imputato dice che non ha incontrato mai una persona che non conoscesse Coriolano, secondo me ha risposto alla mia domanda in senso pieno. Va bene, scusate, queste sono considerazioni dell'avvocato Mancuso. Vabbè, ma non è una risposta che si mette a verbale come la risposta dell'imputato. È una considerazione. Non ho capito. Questo viene registrato, certo. E si attribuisce all'avvocato Mancuso. Sì. No, ho detto io, non viene attribuita all'imputato, non vorrei essere frainteso, non può essere attribuita all'imputato. Avvocato Seminari, io vorrei con lei essere chiaro, quindi le do subito la parola, non vorrei che ci fossero dei dubbi fra me. Avvocato? What? 88, sì. Avvocato Giovanni Marcì, per la signora Felicia Buscetta. Io desidererei che l'imputato abbia parlato diffusamente degli incontri, dei due incontri avuti in Brasile con Gaetano Badalamenti. Desidererei sapere che la Corte, che il Presidente rivolgesse all'imputato se una domanda specifica. Ha dichiarato il signor Buscetta che poco prima della prima visita del Badalamenti in Brasile sentì telefonicamente il Salomone, il quale gli disse che Gaetano Badalamenti era probabile che avrebbe tentato di porsi in contatto con lui e che ciò gli avrebbe procurato dei guai. Se può specificare questa frase. Veramente è stato abbastanza esplicito nell'interrogatorio di sabato. Comunque la frase che il Salomone le rivolse fu quella che la eventuale visita di Badalamenti le avrebbe potuto procurare dei guai. Ci vuole chiarire? Era in viso alla Cosa Nostra, Badalamenti era fuori, ripetiamo la parola, posato. Quindi era logico che mi procurasse dei guai, ma io non potevo fare il doganiere e fermare le persone all'aeroporto e vietato il transito nel Brasile. Badalamenti è arrivato, io l'ho accolto e cercavo di dissuaderlo a non tornare più in Italia. Sì, quindi è stata per questa la... Sì, è quello che lei già aveva detto sostanzialmente. Ma i guai erano per la posizione particolare del Badalamenti in seno a Cosa Nostra. Esatto. E perché era stato posato, tra virgolette. Avvocato Maggi. Ma l'ha detto avvocato. L'ha già detto. Sì. Scusi signor Presidente, un'altra domanda. Se... Badalamenti era addirittura capo, secondo la versione data dall'imputato. Era addirittura capo e fu successivamente posato, mentre era capo, è vero, della commissione. Sì. Avvocato Marcini. Scusi, signor Presidente, non credo che in questi giorni il Buscetta abbia confermato uno specifico fatto riferito al giudice istruttore. Mi scusi, deve ripetere perché sì. Non ho...
Credo che il Buscetta non abbia in questi giorni di interrogatorio riferito un fatto specifico. In particolare, nell'interrogatorio in sede istruttoria, ha riferito che quando furono fatti sparire i figli Antonio e Benedetto, Gaetano Badalamenti gli propose di fare sparire per ritorsione Giuseppe Greco, figlio di Michele. Se può confermare questa circostanza. Confermato tutto. Sì. Ci dica su questa circostanza della sparizione. La confermo. Sì. La confermo. Cercava la conferma l'avvocato. Qualche altra cosa. La confermo. Va bene, avvocato Marci. Può chiarire altri particolari? Su questa sparizione dei figli? Ma se ha qualche cosa da aggiungere in merito a questo episodio, lei seppe per telefono che da sua nuora, che era preoccupata, che i suoi figli, i suoi due figli erano usciti e non erano più ritornati. Il giorno del sabato erano usciti e non erano più tornati. Io mi sono sentito con mia nuora il lunedì e mi avvisò che da sabato, mentre dovevano tornare dopo due ore a casa, quando mi telefonare, disse rivolgiti a un avvocato, vedi chissà, un fermo di polizia. Ritornare a telefonare a mia nuora mi disse, abbiamo parlato in la polizia, non c'è nessuna traccia di mio marito e di mio cognato. Che altro devo riferire? Quali no, dico appunto, se ha qualche cosa da aggiungere. Abbiamo parlato ampiamente anche sì. In questi giorni di queste cose e sono dette, già scritte, sono cose che non mi fanno bene a tornare a parlare. Va bene. Avvocato Merci. Se può chiarire qualche altro particolare sull'attentato a Pino Greco Scarpazzetta. Lei ha parlato di un attentato a Pino Greco Scarpazzetta che si sarebbe maturato, sarebbe avvenuto il giorno precedente alla uccisione, mi pare, di suo genero, se mal non ricordo, di suo genero sì, Genova sì. E dei parenti e dei sì, sì, che fu fatto a Ciaculli. Sì. Questo, ad opera mi pare ha detto di ricorda? Ad opera non so da chi è stato fatto esattamente, ma io so che a riferirmelo è stato Gaetano Badalamenti al nuovo rientro in Brasile. E mi disse che era stato e molto probabilmente lo Scarpazzetta era morto, invece lo Scarpazzetta è ben vivo e io ci disse adesso capisco perché è finito mio genero, mio fratello e mio figlio, ti ringrazio molto, questo capolavoro l'hai fatto tu nella mia famiglia. Che altro? È quello che ha già detto. Sì. Avvocato Merci. Grazie signor Presidente. Bene. Sì, un attimo solo, avvocato Inserillo, vediamo se ci sono altre parti civili. C'è il pubblico ministero, è vero. Se lei mi dice di che cosa vuole parlare, così vediamo. Che numero? 18. 18. Sì. Signor Presidente, era per completare. Sì, se lo dobbiamo inserire, lo inseriamo senz'altro. Sì, era, ha detto poco fa che Contorno era un uomo d'azione. Sì. Io desideravo sapere che cosa intende per essere un uomo d'azione. Beh, ha detto un uomo valoroso, dice, che cosa intende? Nei verbali è già precisato. Così finiremo sì. Poi col... È già precisato. Mi pare abbastanza chiaro. Cioè un killer, questo vuole dire? Ma eventualmente poi questa è una valutazione che possiamo fare. No, Presidente, no, io vorrei sapere se equivale a killer, solo questo. Un uomo d'azione significa sì. Posso rispondere? Che sì. Ma io credo di averlo detto a parole e Contorno dimostrato con i fatti quando ho subito l'aggressione. Cioè Contorno ha saputo rispondere all'aggressione fatta. Più di questo cosa si deve dire per uomo di azione? No. Quindi ha detto sì o no, Presidente? Non ho sentito. A lei forse non ha sentito. Ha detto che ha dimostrato con i fatti di essere un uomo di azione quando, essendo stato oggetto di tentato omicidio, ha saputo reagire. Mi scusi, io desidero sapere se uomo d'azione o uomo valoroso equivale a killer. Ma significa uccisore? L'equazione la fa lei, avvocato. Come? L'equazione la fa lei. Io non la so fare, non sono andato a scuola. Dunque, lei con uomo di azione intende un uomo coraggioso, che è in sostanza un uomo che sa fronteggiare le situazioni. La situazione. Va bene, non rifiuta l'equazione no. Con il killer. Signor Presidente, era molto amico di Contorno. Ma Presidente, siamo passati all'interrogatorio da parte dei difensori. Guardi, questo poi le farà quando... Non si inserisce questa domanda. Come? Non si inserisce questa domanda nella domanda che era stata fatta dalla parte civile.
Poi semmai la rivolgerà a lei come difensore, se del caso la porrò. Avvocato Filiccia, sempre sulla scia di questo, sì, inserimento. Sì, Presidente, sì. Mi scusi, per non saltare di palo in frasca e avere una certa organicità nell'interrogatorio del signor Buscetta. Sì. Poco fa il signor Buscetta a una domanda dell'avvocato Galasso ha risposto di non essere stato a Milano sotto falso nome di Barbieri. Io ricordo al signor Buscetta che proprio sotto il falso nome di Barbieri egli è stato riconosciuto dal portiere dell'albergo di Lugano ove alloggiava assieme ad altri. La domanda è questa: ricorda questa circostanza e che risposta ha dato allora e al giudice istruttore nel corso dell'interrogatorio? In quale circostanza? All'albergo di Lugano? No, perché il giudice istruttore, sì, dottor Falcone, gliel'ha contestato, ha detto ma lei è stato riconosciuto e lui ha dato una risposta. Io desidero che lui ripetesse qui quella risposta, perché io credo al signor Buscetta. Scusi un attimo, lui ha negato di essersi fatto chiamare Barbieri. Sì. Spero di essere chiaro. A una domanda dell'avvocato Galasso ha detto di non essere stato a Milano sotto falso nome di Barbieri. Sì. E io domando: ricorda il signor Buscetta che proprio sotto il falso nome di Barbieri è stato riconosciuto dal portiere dell'albergo di Lugano dove in quel tempo lui alloggiava assieme ad altri? E ha dato una risposta, Presidente, è verbalizzata. Ha dato una risposta anche su questo, però. Lei che cosa vuole sapere? Se conferma la risposta che ha dato? Se conferma quella risposta che ha dato. No, scusi, quella risposta che ha dato si riferisce a Milano. Presidente, lei se la ricorda quella risposta? Credo di no. No. L'oralità del dibattimento? No. Scusi, lasciamo stare la conferma. Dico, la questione è questa. Lui ha detto di non essere stato a Milano con quel nome. Semmai gli possiamo chiedere se ricorda di essere stato a Lugano con lo stesso nome. Benissimo, sì. Vabbè, e questa è una domanda che si può fare, perché è stata fatta in istruttoria. A lei è stato chiesto se a Lugano era stato a Lugano con quel nome di Barbieri. Sì, mi è stato chiesto, ho risposto no. E ha risposto pure no. Cosa? Non ho capito. Gli è stato chiesto e ha risposto no. No, che è stato riconosciuto dal portiere dell'albergo. Ma lui lo sa se è stato riconosciuto? Sì, è stata contestata. Ah, è stato contestato. Le è stato contestato che un portiere dell'albergo di Lugano l'avrebbe riconosciuto. Da parte di chi? Del giudice istruttore. Sì, e ho risposto no. No, che cosa? Che significa? No, che non era vero. Che non era vero? Che non era vero. No. Non ha risposto questo lui, allora... No, che significa? No, allora, aspetta, avvocato... Lui non ha risposto così. Non possiamo fare dei quiz. Diciamoglielo chiaramente. Lei ha risposto no in che senso? Legga la risposta, allora mi ripeta la domanda che se mi lei ha fatto era stato riconosciuto dal portiere a Lugano come persona che si qualificasse come Barbieri. Ma mi ha posto proprio così la domanda il giudice istruttore a me? Aspettate, allora facciamo una cosa, vediamo questo... Leggiamo. Vediamo come è stata fatta la... Possiamo aspettare il turno degli avvocati e rispettare il calendario e poi lo facciamo. Sì. E anche perché spetterebbe al pubblico ministero la parola prima della difesa, perché questo non si inserisce in niente. Sì, questo per la verità non si inserisce, perché quello era a Milano e l'altro era a Lugano. E lei poteva aspettare... No, è nello stesso contesto di tempo, Presidente. Va bene, è lo stesso contesto di tempo, ma è una domanda diversa. Addirittura c'era la macchina. Sì, ma sono episodi diversi, avvocato Filiccia. Ora ne parliamo poi quando vedrò la parola, che credo non... Non vorrei essere petulante, ma che risposta abbiamo avuto? Ha detto no. Questo è stato... Io non capisco questo no. Ha detto no che non era stato a Lugano. Ma prima che io gli rivolga la domanda, vorrei rivedere il punto in cui viene posta dal giudice tutta la contestazione. Perciò dico, mi lasci il tempo di guardare, intanto continuiamo con date una risposta e io credo a quella alla risposta che ha dato il signor Buscetta, perché aveva ragione. Basta, non gli possiamo permettere. Allora, il pubblico ministero. Errazzo, tu non fai un'altra domanda che la corte, che il presidente. Presidente, ritorniamo nell'alveo strettamente processuale. Sì, ora parlerò più forte. Circa i fratelli Pipitone, l'imputato ha fatto una certa confusione, nel senso che alla domanda della signoria vostra circa la conoscenza diretta di Pipitone e Angelo Antonino rispose sì una prima volta, poi disse di non conoscere Angelo Antonino ma di conoscere Giovan Battista
che sarebbe il più anziano dei fratelli Pipitone, di sapere solo del relato che gli altri due erano uomini di onore. E siccome a pagina 201 e 249 lui fa riferimento a Nino Pipitone, vogliamo fare chiarire bene dall'imputato la posizione dei fratelli Pipitone. Le è stato chiesto se conoscesse i fratelli Pipitone. Sì. Lei che cosa ha risposto, che cosa può risponderci? Quello che già ha detto appena appena il pubblico ministero. Io conosco Nino Pipitone, l'altro giorno mi ero confuso, in ogni caso. Io conosco personalmente a Nino Pipitone. Ah, lei conosce? Personalmente, posso affrontare anche il confronto. Con Nino Pipitone? Nino Pipitone, l'altro solo fratello... che io ho fatto una gran confusione sentendo Angelo, perché a me mi sembra che il signor Nino Pipitone abbia un fratello che si chiami Angelo, se non ricordo male, anche se non lo conosco. Va bene. No, quindi Giovan Battista non lo conosce? No, non lo conosco nemmeno. Un'altra domanda, vuole chiedere specificamente, anche se è stato toccato dalla signoria vostra molto genericamente questo argomento, e per più volte però devo dire, però una risposta specifica, cioè quando un membro di una famiglia mafiosa, il cui rappresentante è stato ucciso, diviene reggente della famiglia, vuol dire che è stato d'accordo con chi ha commesso l'omicidio e quindi è correo dell'omicidio stesso? Cioè... si è messo d'accordo con gli autori dell'omicidio? No, perché c'è uno specifico risposta su questo argomento, quindi vorrei che... Sì, io abbiamo indagato in sede dibattimentale e per la verità a questo punto l'abbiamo toccato, però effettivamente la nuance del pubblico ministero è sulla... Se c'è l'accordo criminoso preventivo la per poter poi essere nominato reggente della famiglia. La semplice conoscenza o addirittura la connivenza, ecco questo. Questo è, esattamente. In sostanza il pubblico ministero vuole sapere. Sì, ma un attimo solo che ora le mettiamo... Sì. No, secondo le regole di Cosa Nostra sto parlando, quindi di un'associazione mafiosa. Sì, va bene, allora... Si oppone alla domanda, si oppongono alla domanda l'avvocato Veneto e l'avvocato Fregalà. Sì. No, non è vero, c'è... Sì. Avvocato, parli al microfono, le do la linea, anche se lei si sente è dotato di una voce possente, che le invidiamo tutti, allora, per buona parte. Veneto, avvocato Veneto. Dica, così si oppone alla domanda così come formulata dal rappresentante del pubblico ministero, perché essa attiene ad un'ipotesi generica e non ad un'ipotesi specifica individuata testualmente nella domanda. Rettifico il tiro, Presidente, così l'avvocato Fregalà non lo vogliamo fare opporre. Avvocato Fregalà, numero 111 111. Presidente, sì. Io oltre ad oppormi con le motivazioni già esplicitate dall'avvocato Armando Veneto a questa domanda del pubblico ministero, debbo ricordare a me stesso che nella ultima udienza il consigliere all'Atere, dottore Grasso, pose una domanda di questo genere e l'imputato Buscetta rispose dicendo che lui non era qui per fare il consulente, ma intendeva soltanto riferire le cose conosciute o da altri o personalmente su fatti specifici. Grazie. Allora, io vorrei rettificare il tiro, il Presidente poi vedrà se porre o meno la domanda. Sì. Siccome vi è un'imputazione di omicidio per l'uccisione di Stefano Bontate nei confronti dei reggenti, io sto parlando di Pietro Iacono e di Pullarà, appunto in funzione di questo, vuole chiedere all'imputato se è un fatto eccezionale l'accordo del Pietro Iacono con i corleonesi, diciamo così, con la commissione, al fine di uccidere lo Stefano Bontate, oppure è un fatto normale che si verificava nell'ambito della Cosa Nostra, l'accordo tra il reggente e gli eventuali autori dell'omicidio del capofamiglia. Dunque, senta, lei è stata a lungo interrogata. Sì. Va bene, entrambi gli avvocati si oppongono. Io desideravo innanzitutto chiarire un pochino, abbiamo parlato di questa particolare situazione anomala in seno alla famiglia. Lei mi sente? Sente sì, bene? Sì. Anomala in seno alla famiglia in cui
un capo della famiglia o addirittura un esponente di maggior rilievo venisse ucciso, ma naturalmente con i riflessi in seno alla famiglia. Lei ha parlato, ha detto che la famiglia in questo caso reagisce contro chi? Strenuamente. Il fatto poi, lei ha aggiunto una considerazione, il fatto poi che invece questa reazione non si verifica e per giunta quegli stessi uomini che facevano parte della famiglia vengono poi ad essere collocati in posizione, diciamo, di vertice, cioè a raggiungere per esempio la reggenza, significa che erano d'accordo. Quanto meno consenziente. E lui praticamente questo ha detto e sta ripetendo le stesse parole, pubblico ministero. Mi pare che... Vabbè, non pensiamo ad altro. Avvocato Cordaro, no. La risposta che ha dato è la conseguenza di una opinione oppure di un fatto specifico che gli costa, e se gli costa, da chi gli è stato riferito? Perché noi non possiamo andare avanti sempre. In sostanza, nel caso specifico, uscendo fuori dal giudizio, nel caso specifico lei ha saputo che c'era, ma mi pare che di questo ne ha parlato però l'imputato. Comunque, andiamo, lo facciamo. No, ne ha parlato già l'imputato, io non vorrei domandargli sempre le stesse cose. Comunque, nel caso di Loiacono e Pullarà, lei ha saputo che erano d'accordo? Sì. E di chi l'ha saputo? L'ho saputo da Badalamenti, l'ho saputo da Salamone, ho saputo del contatto radio, ho saputo di Pietro Loiacono che usciva dal compleanno della casa di Stefano Bontade, lo sapevano, nel Quindi, caso specifico. Da Badalamenti e da Salamone. E da Salamone. Va bene. Allora, ci sono sì, ancora domande. Sì, altre domande. L'imputato ha detto che ai suoi tempi, cioè ai tempi in cui lui era stato posato dalla, o si diceva che fosse stato posato, uno degli argomenti che si ponevano a base della posatura, tra virgolette, era il contrabbando di tabacchi, oltre che le donne. Come spiega allora quanto è scritto a pagina 268 dell'interrogatorio, secondo la mia numerazione, in cui è scritto testualmente, mi dispiace, devo leggere perché mi risulta che alcuni uomini d'onore, io lo so soltanto per Tommaso Scaduto, si occupavano di sofisticazione di vino. Comunque, almeno ai miei tempi, la sofisticazione non era un'attività rigidamente controllata da Cosa Nostra, come ad esempio il contrabbando di tabacchi. Come si concilia questo fatto verbalizzato rispetto a quanto ha detto l'imputato? Come lei aveva parlato del contrabbando di tabacchi, ne abbiamo parlato in sede dibattimentale, piuttosto a lungo. Diciamo nell'ultima parte del suo interrogatorio, lei ha detto così: comunque, almeno ai miei tempi, la sofisticazione non era un'attività rigidamente controllata da Cosa Nostra, come ad esempio il contrabbando di tabacchi. Questa frase come si deve interpretare? Come ad esempio il contrabbando? Secondo me il giudice istruttore ha fatto un errore nei tempi, perché io personalmente nel 56 o 57 ho ricevuto una punizione perché avevo lavorato nel contrabbando delle sigarette. Quindi è una cosa che il giudice istruttore modifica nei tempi, quando siamo nei tempi 72, 73, 74, che è una cosa controllata dalla mafia. Invece a quei tempi era invisa alla mafia il contrabbando delle sigarette. No, ma quello che vuole sapere il pubblico ministero è questo: la sofisticazione non era un'attività rigidamente controllata da Cosa Nostra. Sì. Il contrabbando di tabacchi invece lo era. Siccome lei aveva dato una sua interpretazione del controllo da parte di Cosa Nostra dell'attività di contrabbando di tabacchi, esatto, vuole sapere se c'è contraddizione tra quello che ha detto prima riguardo al contrabbando dei tabacchi e quello che ha detto in questa occasione. Per me non c'è contraddizione, perché io parlo di due tempi, quando io l'ho fatto, anni 50, quando lo facevano tutti, anni 70. Quando sono agli anni 70 è controllato dalla mafia, negli anni 50 invece è inviso alla mafia il contrabbando delle sigarette. E questo chiarimento? Sì, ho capito bene lo spirito della domanda, era questo, no?
devo fare riferimento sempre a una pagina processuale ed è dell'interrogatorio, pagina 324, che devo leggere perché vorrei che spiegasse il contenuto di quanto detto, se il Presidente ritiene di porre la domanda. Parlando sia con Gaetano Badalamenti, dice a pagina 324, sia con Antonio Salomone, tutti e tre abbiamo avuto il sospetto che i personaggi più in vista della coalizione a noi avversa abbiano in grande segretezza costituito fra di loro una distinta famiglia, al di fuori e contro le regole di Cosa Nostra. I collegamenti con Riina e Provenzano da parte di persone come Pino Greco Scarpazzetta, Francesco Madonia, Nenè Geraci e così via, sono difficilmente spiegabili, a mio avviso, come semplici alleanze fra famiglie diverse, e trovano più esauriente spiegazione se si ritiene che esista fra di loro un vincolo più intenso che li avvicina unitariamente. Se chiarisce che, esattamente come la conciliazione tra quanto detto in verbale e quanto affermato in udienza circa la commissione che sovrintende, e quindi la commissione ritualmente e formalmente instaurata, che sovrintende a tutta la guerra di mafia e a tutti gli omicidi. Sì, insomma, lei ha parlato in questo caso, che l'ha ricordato il Pubblico Ministero, come di una famiglia a sé stante che veniva ristretta fra membri particolari, cioè una famiglia più ristretta, una famiglia particolare, peculiare, che si instaurava tra queste persone che hanno nominato. E tutto questo non era in contraddizione con la sovrintendenza, diciamo, della commissione? Anzitutto io ho fatto un'ipotesi, o i tre abbiamo fatto un'ipotesi in epoche diverse, ma questa ipotesi può trovare fondamento in una cosa: la commissione aveva degli agganci fra di loro troppo forti per non pensare che fra di loro non esistesse un giuramento molto superiore alla Cosa Nostra e che uscisse fuori dei limiti della Cosa Nostra. Domanda quale può essere? Ma allora la commissione non fa parte di questo giuramento? No, al contrario, la mafia aveva bisogno di questa super commissione nella commissione per poter togliere i rami secchi. E quando parlo di rami secchi io mi posso riferire per esempio a Rico Bono, mi posso riferire a Salvatore Scaglione, che facendo parte della commissione sono svaniti nel nulla anche a loro. Quindi è in questo che intendo dire, come supposizione, è possibile che abbiano fatto un super giuramento, anche se infrange una regola della Cosa Nostra. Quindi un giuramento particolare? Un giuramento particolare, ma che unisse la stessa commissione, potando i rami secchi che non servivano a questa commissione. Vedi caso Rico Bono. Poi un'altra, se chiarisce l'imputato a che famiglia apparteneva Pietro Marchese, perché non è... Pietro Marchese, a che famiglia apparteneva? Io sapevo o immaginavo che era del Corso dei Mille, ma in seguito ho saputo che non era Corso dei Mille ma che era Ciaculle, ma come conoscenza personale, anche perché non avevo contatti diretti con Pietro Marchese, pensavo che fosse una famiglia di Ciaculle. Che fosse famiglia... Ma che fosse uomo d'onore, era uomo d'onore. Sì, che fosse della famiglia di Corso dei Mille. Poi avrebbe saputo... Avrei saputo che era... Che faceva parte di Ciaculli. Di Ciaculli, sì. Della famiglia di Ciaculli. La risposta è stata questa. Sì. Parlando dei Bono, e di Pippo Bono in particolare, a pagina 248 dell'interrogatorio Buscetta, secondo la mia numerazione, è detto: circa l'esportazione nell'uso dell'eroina prodotta in Sicilia, ho appreso dal contate che Pippo Bono in quel paese era uno dei massimi acquirenti della droga, ma non ne curava il trasporto dalla Sicilia negli Stati Uniti. Nel passato, invece, cioè quando io conobbi Contrera e Caruana in Canada, il Bono curava la consegna a costoro in Europa della droga e non già negli USA. Quindi il Bono non si è mai occupato del trasporto della droga, tuttavia mentre era un semplice intermediario nel traffico di stupefacenti, successivamente è diventato uno dei maggiori punti di arrivo negli USA dell'eroina prodotta in Sicilia. Cioè non è chiaro la funzione
del Pippo Bono nel traffico degli stupefacenti, se ce lo può chiarire, perché sembrerebbe che la manda in Europa mentre lui è uno dei punti di arrivo, cioè perlomeno se la chiarisce meglio questa parte. Ecco, vuole chiarire meglio il ruolo di questo Pippo Bono nel traffico della droga? Il pubblico ministero parla di due date diverse. Negli anni 60 Pippo Bono la manda negli Stati Uniti, anche se non la invia personalmente, è un tramite per farla arrivare negli Stati Uniti, mentre negli anni 70 è un punto di base negli Stati Uniti, quindi sono due cose diverse. Cosa desidera per chiarezza il pubblico? No, cioè in Europa quando è che lui invia? E a che cioè lui arriva... Anni 60. Anni 60 in Europa, poi in invece diventa in America. Sì, no, non era chiaro. Lei queste notizie le ebbe dai Contrera e Caruana, sì, se mal non ricordo, perché lei andò a trovare... Un Contrera o Caruana, perché faccio una confusione del nome. In quanto aveva una infezione... Un'infezione... Sì, che fu scambiata per un'infezione di natura venerea. Sì. E lei si recò in Canada per essere visitato, io questo colgo l'occasione per averlo chiarito. Sì. Sostanzialmente lei si recò per essere visitato da qualche medico. È curato da qualche medico. E infatti fui curato. Sì, perché questo poi nell'interrogatorio non è detto. Fui visitato, curato e si è manifestato che era una rara mosca proveniente dall'Africa che aveva morso un determinato punto e aveva creato un'infezione incurabile. Che hanno dovuto bruciare. Ah, ma dico in Canada, c'era un sanitario particolarmente... No, c'era un ospedale adatto a queste cose perché io pensavo che fosse un tumore. Ah, ecco. Sì. Va bene, si trattava di un'affezione allora che è stata curata in Canada. In Canada. Lei si è recato in Canada e con l'occasione le conobbe. Esatto. Va bene. L'ultima per me è... Gradirei che l'imputato tornasse sul suo rapporto con il Badalamenti, anche se il Presidente ha già posto questa domanda più volte e svariate volte. Però poiché a pagina 127 della dichiarazione vi è questo grosso concetto del tragediaturi che può essere punito pure con la morte perché tradisce evidentemente una cosa, vorrei che fosse rivolta all'imputato, se lo consente il Presidente, perché lo ribadisse esattamente, se le cose dettegli da Badalamenti, suo punto di riferimento, perché quando non ha conoscenza diretta una delle fonti del relato è il Badalamenti oltre che il Salomone, se i fatti che gli ha detto relative alle vicende di Cosa Nostra siano vere e perché sono vere, ecco questo, lo faccia ribadire. Sì, lei ha dato un'interpretazione della parola tragediaturi e l'ha ribadito sì. Dibattimento, cioè. Adesso il pubblico ministero vuole sapere se lei ha altri motivi per avere, insomma, se lei ha avuto confermato da altre fonti o comunque secondo notizie che lei può aver ricevuto, che le notizie date dal Badalamenti relative a agli avvenimenti avvenuti in Cosa Nostra fossero vere. E perché? Io già ho chiarito questo punto, comunque ribadisco ancora una volta, Badalamenti l'ultima spiaggia era Tommaso Buscetta. Se Tommaso Buscetta avrebbe accettato il suo invito a tornare a Palermo insieme a lui e lui mi avesse detto delle bugie controllate da me, aveva perso proprio l'ultima spiaggia, era il momento di annegare. Quindi ribadisco ancora una volta, Badalamenti a me ha detto la verità. Il tragediaturi si riferisce a un'espressione di Giuseppe Calò che lo dice in un'epoca che può dire questo ed altro del Badalamenti. Va bene, non ci sono altre domande? Allora possiamo... Presidente, mi consente, chiedo scusa. Pochissime domande. Dal brusio degli avvocati posso allora, per evitare, per farlo subito cadere, sì. Vorrei cortesemente pregare il collega signorino di andare un minuto nel suo ufficio. Sì. E rappresento io l'ufficio del pubblico. Sostituisce allora il dottor Ayala e il dottor Segreti. Esco dalla porta e poi rientro, avvocato, non lo so. Se puoi esce dalla porta e poi rientro. Perché? Adesso assisto io. Per fare cessare il brusio, soltanto per questo. Ma 200 avvocati non temono due pubblici ministeri. Ma no, ma comunque... neanche se fossimo 200 noi ci temeremmo. In due cerchiamo di fare il nostro ma lavoro. Ma comunque io... Sì, no, e le regole sono queste, che viene sostituito, e quindi... Sì, a questo punto viene sostituito il dottor...
Dottor Signore, sì, no, ha diritto ad assistere, secondo l'ordinanza della Corte, poi naturalmente opinabile come tutte le cose. No, mi prego comunque di non... Sì. Vabbè, allora, pubblico ministero. Allora, risulta agli atti del processo, ed in particolare da un interrogatorio dell'ex coimputato, perché è stato prosciolto, Fabrizio Norberto Sansone, che l'imputato, Buscetta, si sarebbe recato nell'estate del 1982 in Spagna. Io desidererei sapere se questa circostanza risponde a verità ed in caso affermativo desidererei conoscere le ragioni, le motivazioni, la durata, tutte le notizie su cui è possibile su questo viaggio. Del Buscetta in Spagna? Sì. Lei si è recato in Spagna? No. Quando? Non si è recato. Mi sono recato in Portogallo, perché è diverso dalla Spagna. Sì, certamente. Mi sono recato in Portogallo perché mia moglie voleva passare... cose di donne, volevo andare in una chiesa, Madonna di Fate, ma l'ho accompagnato, è stato un viaggio, credo, di 2 giorni. L'epoca pressappoco? Come? L'epoca, pressappoco, l'epoca se la ricorda? Intorno luglio, agosto, 82. E quindi dopo questo viaggio, non più in Spagna, ma in Portogallo, l'imputato ha fatto il rientro in Brasile. E lei poi è tornato in Brasile? Sì. Presidente, desidererei sapere, l'imputato ha reso un'ampia testimonianza nel processo in atto ancora in fase di celebrazione davanti all'autorità giudiziaria americana a proposito della cosiddetta Pizza Connection, cioè la parte statunitense della Pizza Connection. In questo processo il Gaetano Badalamenti risulta, dico prescindendo dall'entrare nel merito se realmente tutto fosse finalizzato al traffico degli stupefacenti o meno, perché poco importa in questa sede, ma risulta, come peraltro risulta anche nella parte della Pizza Connection che è in parte integrante di questo procedimento, che a intrattenesse rapporti con diverse persone appartenenti, secondo sempre quanto ci ha dichiarato il deputato Buscetta, a schieramenti diciamo opposti. Mentre Badalamenti è un perdente, diciamo, anzi uno tra i più qualificati perdenti, altri personaggi che pure con lui trattenevano rapporti che risultano da intercettazioni telefoniche e da altre acquisizioni di probatorie, io desidererei spiegato come mai Badalamenti intrattenesse questo genere di rapporti, finalizzato o meno al traffico di stupefacenti, con persone di schieramento opposto, se all'imputato gli risulta qualche notizia su questo contatto. Insomma, vuole sapere il ministero come mai Badalamenti intratteneva rapporti con elementi della mafia cosiddetta vincente, dato che lui comunque con quelli non avrebbe dovuto avere rapporti. E rapporti di natura economica, peraltro, di natura, diciamo, economica. Commerciale. Questa apre una grande pagina, apre un grande dialogo, perché nel mio interrogatorio fatto dal giudice istruttore Falcone, da alcune pagine risulta che io dico testualmente, è impossibile che il signor Gaetano Badalamenti faccia del contrabbando di droga. Il giudice istruttore insiste e dice, signor Buscetta, Badalamenti fa contrabbando di droga, è impossibile, mi spieghi il motivo, mi dice il giudice Falcone, e le dico, lui è un posato, tanto adesso si comprende da parte di tutti che cosa significa. È impossibile che per lavorare nella droga lui non abbia dei contatti con persone in famiglia. E Badalamenti contatti con persone di famiglia non ne può avere. Il giudice istruttore insiste e io le dico, allora si sono perduti tutti i valori morali di questa società Cosa Nostra. Negli Stati Uniti, adesso l'avvocato Felice mi darà consulente, sono pronto ad ascoltarlo, americani mi hanno fatto ascoltare delle registrazioni telefoniche di anni in cui intercorrono dei rapporti fra Badalamenti e i gruppi di Cosa Nostra negli Stati Uniti. Quando dico i gruppi di Cosa Nostra negli Stati Uniti parlo proveniente dalla Sicilia, non americano. Già precisato questo. Dove si nota che Badalamenti effettivamente è a contatto con ganci dalla famiglia di Bernardo Brusca, con Gaetano Mazzara, dalla famiglia della Noce, con uno di Borgetto, non ricordo in questo momento il nome, un altro appartenente alla famiglia di Buggetto, che parlano di traffico di droga con effusione di amicizie. Ma gli americani non avevano interpretato quello che ho interpretato io nelle telefonate, che
questo gruppo di siciliani in America, su ordine della mafia della Sicilia, perché avevano delle riunioni e delle persone che si recavano in Sicilia. E lui dice: verrò, sto venendo, vengo negli Stati Uniti, ma lui non viene mai e non comunica mai in quale posto del mondo si trova. Noi non possiamo acchiapparlo. Quindi qual è la risposta che io non ho saputo dare al giudice Falcone, come lui fosse coinvolto in droga, dato che lui era fuori famiglia? Me l'hanno dato le telefonate. Lui era coinvolto nella droga perché quelli avevano interesse per ammazzarlo, per ordine siciliano. Non so se sì. Ci sono degli atti di questo procedimento americano che il mio ufficio, l'ufficio del pubblico ministero, ha ancora in parte, che comunque fa riserva di produrre successivamente. Ritengo sia opportuno effettuare questa produzione quando, spero al più presto possibile, questi atti siano più completi. Io attualmente sono in possesso soltanto dell'interrogatorio che è stato fatto dal difensore di Badalamenti al Buscetta, che ritengo che l'autorità giudiziaria americana invierà al procuratore della Repubblica di Palermo, come ha preannunziato, altri atti di quel processo, e quindi la produzione sarà opportuna farla poi unitariamente. Ma mi riferivo a queste acquisizioni nel porre questa domanda. Presidente, un'ultima considerazione su questo rapporto di cui si è parlato diffusamente, ma che mi pare abbia un certo peso nella valutazione delle dichiarazioni dell'imputato Buscetta, tra il medesimo Buscetta e Gaetano Badalamenti. Mi ha colpito nel corso dell'interrogatorio dibattimentale del Buscetta che il Buscetta abbia precisato, e anzi forse ribadito, che egli riteneva di essere stato sempre sullo stomaco di Badalamenti. Questa è una frase che ripeto più o meno testualmente. Desiderei che allora l'imputato chiarisse come mai una persona a cui egli stava sullo stomaco lo abbia reso partecipe di notizie certamente non di secondo ordine sugli avvenimenti di Cosa Nostra. Ma per la verità l'ha detto tante volte, io ritengo, il motivo. Comunque io l'ha specificato parecchie volte e l'ha detto anche poco fa, facendo riferimento di essere l'ultima spiaggia di Parlamento, ma non mi pare che se il pubblico ministero non ha niente in contrario, è inutile, evitiamo di appesantire questo dibattimento così. Non servirebbe a niente, insomma, per l'accertamento della verità. Era solo per evitare eventuali particolari osservazioni su questo argomento, sì, solo sì. Per questo. Per me è chiaro. Dunque, allora io direi di sospendere brevemente per 10 minuti per consentire alla Corte di rinfrescarsi, e anche ai signori avvocati, ovviamente, tutti coloro che lo vogliono fare. Dopodiché riprenderemo con l'interrogatorio, con le domande rivolte dai signori avvocati, daremo la precedenza a coloro che per ragioni di territorio si trovano